Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Gravissimo incidente questa mattina, poco prima delle 8, dalla rotonda di Madonna di Sotto. Una Toyota Corolla ha travolto una scooterista e una donna, quest'ultima mentre attraversava sulle strisce. Gravissime le condizioni della 74enne, molto conosciuta in parrocchia, dove si stava recando per aiutare i sacerdoti. Nuovo episodio di furto, il secondo nel giro di una quarantina di giorni in un'abitazione di via Mantova, dove tre malviventi, incappucciati con il volto scoperto, hanno dapprima divelto l'inferriata e poi si sono fiondati sulla cassaforte. Allo scattare dell'allarme sono poi scappati, ad aggravare la loro situazione la minaccia con una spranga da parte di uno dei tre ad un vicino, mentre un altro ha urlato a una donna scesa in cortile che erano le stesse della volta precedente, paura e apprensione da parte dei proprietari. Nella notte è stato rubato il furgone dell'Emporio Solidale in Melograno di via San Simone. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Un caso di positività all'interno dell'asilo nido Parco. L'ASL ha immediatamente disposto l'isolamento fiduciario dell'operatore risultato positivo al Covid, degli insegnanti e dei bambini della sezione. Archiviata la prima fiera d'ottobre, tanti curiosi che al mattino si sono riversati nelle vie del centro e nelle varie piazze a fare spese sempre nel rispetto delle normative anti-Covid. Mentre al mattino Piazzale della Rosa ha ospitato lo scrittore Massimo Zamboni per Piazza d'Autore, nel pomeriggio il giornalista sportivo Leo Turrini, insieme agli ex calciatori Giancarlo Corradini e Roberto Cesati, ha presentato il suo ultimo libro Panini, storia di una famiglia e di tante figurine. Ad accompagnare l'evento la musica di Marco Dieci. Nella tenso struttura al Parco Ducale, invece, si sono disputate le due semifinali del premio Pierangelo Bertoli. Tra pomeriggio e sera sono saliti sul palco 24 concorrenti, ma solo 8 si sono aggiudicati la possibilità di accedere alla finale in programma il 12 dicembre al Teatro Storchi di Modena. Nei prossimi giorni sui nostri canali social e sulla pagina Facebook del Comune andranno in onda due Zoom dedicati all'edizione 2020 delle Fiere d'Ottobre. 91 anni è ancora attivo, per Antonio Bertacchini doppia festa di compleanno, la prima a casa e la seconda agli Orti sul Secchia, dov'è uno dei più presenti. Ecco le sue parole. Antonio, sei in mezzo al tuo regno, certo. Sei in mezzo al tuo verde, però sei anche un po' anziano, no? Abbastanza, e sono contento di essere arrivato a questa età. Vogliamo dire quanti anni hai? 91. Intanto... c'è una ricetta per arrivare a questa età? La ricetta io l'ho dettata tante volte, però non mi dà retta. L'ho dettata tante volte ai miei compagni. Mangiate poco, lavorate molto e correte forte. Però mangiare bisogna mangiare. Adesso che ti dedichi quasi soprattutto all'orto, cominciamo col dire che cosa facevi prima. Il lavoro della mia vita sono stato per le autostrade, tagliare giù delle montagne di roccia. Con le macchine operatrici, scavatori, ruspe, caricare, fare un po' di tutto. Fino alla pensione. Alla pensione sono arrivato a casa perché ormai avevo la mia nonna che era con noi, ma non stava tanto bene, mia moglie con due bimbi a casa da sola. E ho cercato di venire a casa e ero andato a lavorare in ceramica da Melei. Che poi nel frattempo, che sono andato a lavorare da Melei, avevo preso un scavatore e mi andavo a aggiustargli la pista dell'apparecchio, una balla e l'altra. Insomma, sono finito
di andare a aiutarlo nella ceramica perché avevo molto bisogno. Poi sei andato in pensione e hai cominciato quando con l'orto? Con l'orto ho cominciato 12 anni fa. La passione dell'orto, la passione di aiutare i circotassi a fare del volontariato, è sempre stata la mia passione. Tuttora ci andiamo io e mia moglie, che io 91 anni e lei ne 89, cerchiamo di portare avanti e aiutare chi ha bisogno. Ed ora passiamo allo sport. Il Sassuolo Calcio regala emozioni e per una notte si issa al vertice della classifica imponendosi sul Crotone con il risultato di 4-1 grazie alle reti di Berardi, Locatelli e la doppietta di Caputo. Nel prossimo turno i neroverdi dovranno sfidare il Bologna. Prima sconfitta della stagione invece per la Green Warrior Sassuolo, che dopo le vittorie di Busto Arsizio e Torino perde per 3-7-0 contro Acqua e Sapone Roma Volley Club. Le neroverdi restano a quota 5 punti e si preparano per ospitare domenica prossima Pinerolo. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è domani, buona serata!